Pam 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 pam. E guarda, subito chi ha le mucche interessi qualcosa di quello che sta facendo viene fatto, però ma no, ma cosa mi dici mai? Oh, madonna. Ecco, in realtà da quella ci si può collegare la ultra, che cosa che non mi è venuta perché ho perso completamente la manualità. Però mi venivano delle belle robette con Dudley in passaggio. Prese in pieno. Dai, dai, andiamo avanti, dai, dai. Dai, dai, dai. Allora. Allora, numero adesso, No! In teoria volevo agganciarne altri. Però, come sempre, non ci riusciamo. Dai, dai, ma... Ah, fanculo. Dammi un attimo. Fantastico il tipo afro, non so. Vediamo se c'è. No? Non c'è più. Era lì che tentava di passare con la Vespa, probabilmente. Non c'è più lo che vuole tutto. Non ci interessa e lo spegniamo. Allora, altri due e ci siamo, Allora, questo è il rivale secondo loro, perché ovviamente ha preso il risultato perché è un pugile anche lui. E i rivali sono in genere molto più tosti di difficoltà. Difatti ci ha massacrato. What a fight! And the battle continues. Fight! Dobbiamo giocare un po' più prudenti. What's that grin off your face? Che culo. Allora. Speravo di aver fatto una cosa intelligente, invece. Papem! Cazzo ti ridi, pezzo di merda. Yeah.
sarebbe stato più intelligente fare la ultra. Adesso non ho più barre. DX è un bel problema. Ah, dai. Che odio. No! Sì! Meno male che è stupido come una capra. Due pere. Dai. Andiamo, due pere. Ok. Ah, con lui non riesco a fare il mix-up. Ah! Che stupido. Comincia a essere pericolosa la faccenda, No. What up a fight! Let's keep it up! Fight! Keep your eyes open, Joe! Via sotto. Spero che non lo voglio rifarlo tutto. Dai che c'è! Oh! Mi sei saltato in bocca, babbo di minchia! Adesso lo fottiamo, Ok. Che siamo vista brutta qua, ragazzi, Allora, adesso 7. Allora. Tanti sono convinti che 7 sia impossibile da battere. In realtà, no. Bisognerà capire una cosa. 7 è programmato per fotterti. Se tu lo butti a terra e gli vai addosso, qualunque, ma è vero, qualunque cosa tu faccia, lui ha sempre la counter e sceglie sempre quella giusta. Ergo, quando buttate a terra, mai stagli vicini. Dategli un po' di spazio e vedrete che farà sempre quel cazzo di calcio alla Chun-Li X. Sempre. Quindi per battere 7, anche a livelli più alti come stiamo facendo noi adesso, bisogna non dargli modo di reagire alle nostre cose. Quindi lasciategli l'iniziativa e dovete essere voi a reagire a quello che fa lui. All of it! Don't hold back. Boom. Vediamo. Adesso faccio figura di merda e mi massacra. Allora adesso noi stiamo lontani, guardate. Ha preso sta volta. Andiamo a attaccare. E lui ha la ultra stupida come la mia. Ah, figlio di puttana, bravo. Questo è un bel mix-up. Ok.
Pippo di Dio. Sinistro di Dio. Ho detto lì, adesso lui si incazza. Di solito i round sono due, quindi questo è il secondo, dovrebbe essere quello più difficile. Noi abbiamo da vincere altre tre a questa difficoltà. Ma non ci importa. Dai. Allora, calma. No! Dio madonna! Non era quello che volevo uscire. Allora, vai. Ok. Ora se gli lasciamo spazio, in teoria dovrebbe fare alla giusta distanza, dovrebbe... Non lo va bene. Chi è che ti ha migliorato nel frattempo che io non ho più giocato? Sono morto. Dubito gli abbiano sistemato l'intelligenza artificiale, eh? Dubito fortemente, però... Eccolo qua! Se schivate questo, non l'ho fatto io, avete un'ottima occasione per contrastarlo. Ah! Eccoci qua. Non era così che dovevo andare. Ok, via uno. Fuck him! Meno male che è PC e non è una persona fisica, perché visto che questo gliel'ho già fatto prima, un intelligente non avrebbe fatto la stessa cosa. Dai ragazzi! Altri due round e ci siamo. No, per esempio. Gli sono saltato in bocca, una roba da non fare mai, però. Dai, sotto che tocca, dai! Ancora! No! Non morire, ti prego! Guardate quanta vita! Maledetto pezzo di merda. E dai, non mi entra una combo, non mi entra una combo. Dai. Un pugnetto! Guardate con che stile è dato a fare la committata, no? Rimane con le gambe cavallate a peggiorare. Dai, ultimo! Forza ragazzi! La faccia da schivare qui. La mia occasione! E ovviamente 5. Ehi, non lo parla io da prima. No, sei un figlio di puttana.
Allora, fammi il calcetto che ti faccio la ultra. L'ha fatto. Bene, ce l'abbiamo fatta. Come potete vedere, qua ci ho giocato abbastanza, quindi diciamo in quanto tempo vediamo? 37 minuti quasi, ce la siamo cavata, dai. Buono, che dite? Filmatino? Inglese. It was an eventful journey to be sure, but I was unable to procure the new roses I was after. Azzarò, l'abbiamo. It is a shame, sir. Non abbiamo trovato le rose. What's this? Una margherita. Una rosa selvatica. Wild rose. But how did it get here? Sembra un chobar più con te, bene. Ah, forse bevi il chobar. Gigante, figata, vedete grosso. This is simply exquisite, Mr. Gotch. Mr. Gotch. No matter what great strides mankind has made in design, nothing compares to the beauty of a natural flower. But of course, sir. Che poesia, che poesia. Fino a due minuti fa stavo pestando un mostro genetico. Adesso ci emozioniamo per la rosa. Boh, finito. Direi che come primo MVN ci è andata di stralusso, ragazzi. Stralusso. Allora, Street Fighter è a posto. Se volete, buttate un like, buttate una condivisione. Vi dirò di più. Volete che provi a fare la stessa cosa con qualche altro personaggio? A caso che scegliete voi? Dicevo, perché vi do sempre queste cazzo di idee? Vabbè, se volete qualche altra cosa su Street Fighter, chiedetela, vediamo di accontentarvi. In ogni caso, questo incubo è finito, ragazzi. Perché qua a MVN ogni incubo ha una fine. Vi saluto!